un simpatico limone, un delizioso cappuccino, gomme alla menta e involtini di cetriolo. Questo non è il menù del pranzo. Oggi condividiamo una raccolta di ricette per fare il sapone in casa per artigiani esperti e principianti. Prendi la base di sapone trasparente e tagliala a cubetti. Falli sciogliere. Aggiungi il colorante giallo. Mescola bene. Versa il composto in un bicchiere e usa e getta. Attendi fino a quando l'impasto non diventa più denso, quindi inserisci uno spiedino di legno. Rimuovi il sapone pronto dal bicchiere. Taglia 6 spicchi identici. Incidi alcune scanalature. Spruzza un cubo di base bianca con alcol. Mettilo nella tazza. Spruzza anche il pezzo giallo con alcol. Mettilo nel bicchiere sopra la base. Sciogli i cubetti bianchi. Versali sopra le fette di limone e attendi che si induriscano. Raccogli i cubetti rimanenti di base di sapone, sciaglili, mescolali con il colorante. Dovresti ottenere una densa miscela opaca. Questa sarà la scorza di limone. Versa il composto nel bicchiere, posiziona il pezzo giallo e bianco al suo interno. Attendi fino a quando non si solidifica completamente e rimuovi il bicchiere di plastica. Taglia la parte superiore, taglia il sapone come un normale limone. Le fette di agrumi fanno tanta schiuma e il vivace colore del limone solleva l'umore. Tanti vantaggi e massimo divertimento! Ti piacciono i biscotti Oreo tanto quanto a noi? L'idea successiva è fatta apposta per te! Prendi due biscotti e dell'argilla che essica all'aria. Impasta l'argilla e fai un pancake. Distribuisci i biscotti su di essa. Fai lo stesso con il secondo biscotto. Rimuovi i biscotti dall'argilla. Ottieni degli stampi Oreo per il sapone. Taglia la base di sapone a pezzi e sciogliela. Aggiungi un po' di colorante nero. Mescola per ottenere un colore uniforme. Versa il sapone nero negli stampi di argilla. Mentre la massa di sapone si raffredda, prendi la base di sapone bianca. Scioglila nel microonde. Usa un contenitore vuoto per T-Light come stampo. Versa un sottile strato di base bianca. Lascialo indurire. Ora è il momento di estrarre i pezzi di sapone dagli stampi. Rompi gli stampi di argilla. Sembrano dei veri biscotti Oreo! Usando un coltello riscaldato, liscia la superficie del sapone per i biscotti. Incolla lo strato di crema. Leviga anche lo strato bianco con un coltello caldo. Fissa il secondo biscotto. Fatto! Guarda, questo biscotto è perfetto per uno scherzo! Offri alla tua amica questo biscotto e osserva la sua reazione. Ma un'amica lì vicino le dice che questi biscotti non sono molto commestibili, quindi è meglio usarli in bagno. E per questa idea avrai bisogno di un pacchetto di pillole scadute e di una base bianca per sapone. Rimuovi le pillole dalla confezione, versa la base di sapone fuso nelle celle usando una pipetta, fissa un foglio di alluminio sul retro, usa la colla universale. Copri una scatola di fiammiferi con la carta, scrivi la parola sapone sulla scatola e decora la confezione con una bolla di sapone. Metti le pillole nella scatola. Un set di saponette a forma di pillole è comodo da portare con te durante i viaggi. Una pillola di sapone per lavare le mani e niente più sapone umido che rovina lo zaino. E ora prendi una tavolozza di plastica per pittura e una base di sapone. Disponi i cubetti di sapone nelle celle, falli sciogliere. Aggiungi un po' di colorante rosso al sapone, mescola, colora il sapone nelle celle con diversi colori, aspetta che si indurisca e mettilo in una scatola di colori. Guarda, hai creato un'intera tavolozza di acquarelli! Non si direbbe mai che questa non è pittura, ma sapone colorato! Solo che non puoi disegnarci nulla, perché il sapone non lascia tracce! Per la prossima idea avrai bisogno di gomme in strisce alla menta e del coperchio di un contenitore. Sciogli la base bianca e versala nel coperchio. Quando il sapone si indurisce, rimuovilo e taglia i bordi irregolari. Usando la gomma da masticare come modello, taglia il sapone a pezzi. Fai delle strisce come sulla superficie delle gomme Wrigley. Avvolgi i pezzi di sapone nella pellicola della gomma. Inseriscili nella confezione. Non puoi distinguerli dalla vera gomma da masticare. Forse potresti offrire una gomma alla tua amica. Questa volta, insieme a una base di sapone, avrai bisogno di un bicchiere di carta. Taglia il fondo del bicchiere. Scrivi delle lettere all'interno con una pistola per colla caldo. Sciogli la base e prendi un po' di colorante. Colora la base di verde e versa la base nel bicchiere. Quando il sapone si indurisce, rimuovilo delicatamente dal bicchiere di carta. Trovi le incisioni delle lettere. Riempile con una base bianca. È
hai realizzato delle piccole saponette con lettere vivaci. Puoi fare il sapone con qualsiasi scritta o disegno. Queste insolite saponette possono essere regalate agli amici o puoi fare una dichiarazione d'amore usandole. Per un'altra idea, prendi una base di sapone e un coperchio di un contenitore di plastica. Sciogli la base. Aggiungi colorante giallo. Mescola accuratamente. Versa il sapone nel coperchio creando uno strato sottile. Quando il sapone si asciuga, tiralo fuori. Taglialo con un coltello per fare dei triangoli. Taglia la punta di una siringa di plastica. Pratica dei fori nei triangoli. Hai realizzato dei pezzi di formaggio con grandi fori rotondi. Sembrano molto realistici! Questa volta prendi una barra di base di sapone trasparente e un coltello. Taglia la barra a cubetti identici. Fai sciogliere la base su una stufa finché non diventa liquida. Versala in piatti puliti. Aggiungi alcune gocce di colorante blu con una pipetta. Aggiungi dei glitter blu. Versa il composto in stampi a forma di diamante. Dopo che la base è completamente asciutta, estrai un diamante di sapone. È luccicante ed è così bello! La magia delle scintille trasforma il sapone in una gemma straordinaria e ogni giorno ti delizierà con la sua luminosità. Per l'idea successiva prendi una grattugia per verdure. Grattugia un piccolo pezzo di base di sapone bianca. Sembrano scaglie di cocco, vero? Ma cosa sarà davvero? Lo scoprirai tra poco. Taglia la base di sapone a cubetti, falli sciogliere nel microonde. Versa una parte della base in bicchieri usa e getta. Aggiungi coloranti. Versa il sapone colorato su un coperchio piatto. Lascialo asciugare e taglialo a strisce. Aggiungi un po' di colorante nero agli avanzi della base. Mescola. Versa il composto in una pirofila di vetro. Lascia che il sapone si indurisca un po' e rimuovilo. Cospargilo con le scaglie bianche. Metti le fette di sapone a forma di cetriolo e di salmone. Arrotola. Guarda che bello! Taglia il rotolo in porzioni. I nostri deliziosi involtini di sushi sembrano molto appetitosi. Il sapone a forma di involtini di sushi sarà un regalo eccellente per un vero amante della cucina giapponese. Questa volta taglia a cubetti la base di sapone trasparente. Mettili nel microonde per 30 secondi. Versa la base fusa in una scatola di plastica. Immergi una cannuccia nell'impasto prima che si indurisca. Fai dei fori nel sapone. Disponi i pezzi di base bianca negli stampi. Falli sciogliere nel microonde. Tingi le parti di sapone con la pittura. Scegli i colori più vivaci che trovi. Riempi i fori con sapone colorato usando una pipetta di plastica. Lascia indurire il sapone e rimuovilo dal contenitore. Guarda com'è risultato brillante e insolito! Un sacco di colori in una saponetta! E ora prendi un secchio con un fondo spesso e una base di sapone trasparente. Sciogli la base a fuoco basso. Aggiungi un po' di colorante verde. Mescola con un bastoncino. Prendi una siringa di plastica senza ago e un giocattolo a forma di tartaruga ninja. Usando una siringa, riempi lo stampo con una base colorata. Lascialo riposare fino a completo indurimento. Rimuovilo con cura dallo stampo. Colora la cintura e la maschera sugli occhi. La cintura rossa è per la tartaruga ninja più forte e allegra. Raffaello! I fan del cartone animato adoreranno questo sapone ninja! Per l'idea successiva prendi uno stampo in silicone a forma di tazza e una base di sapone. Sciogli il caffè istantaneo in una piccola quantità di acqua. Metti la base di sapone nella casseruola. Sciogliela sul fornello. Mescola il caffè con la base di sapone. Versa il sapone al caffè in una tazza. Aggiungi una base bianca ai resti del sapone. Crea una schiuma soffice per il caffè. Decora con chicchi di caffè. Mmm, il caffè con il latte è così delizioso! Il sapone si è rivelato molto aromatico! Ti sono piaciute le nostre idee per fare il sapone? Quale vuoi provare a realizzare?
Faccelo sapere nei commenti e non dimenticare di mettere like a questo video e di condividerlo con i tuoi migliori amici. Iscriviti al nostro canale e fai clic sulla campanella per non perdere gli hack più interessanti di Trum Trum.